Guapè a tutti, ciurma, e benvenuti da Giugrin in questo nuovissimo episodio su The Devil in Me. Vi ricordo, ragazzi, che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui, se volete il prossimo episodio, vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like, ragazzi. So che ce la possiamo fare. Ve ne chiedo davvero pochissime, e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui, mi raccomando, spolliciate. Ebbene. Eccoci qua di ritorno, ragazzi, dopo l'ultima volta aver vissuto delle situazioni davvero molto poco piacevoli. Quindi adesso stiamo vestendo i panni di Mark, finalmente, dopo che l'ultima volta ero stata capacissima di farlo catturare dal nostro caro Diumet nel giro tipo di 2 secondi. Quindi ci troviamo nella piscina, il nostro obiettivo è quello di trovare una via di uscita. Io non so gli altri se sono ancora sani e salvi o meno. Charlie dovrebbe esserlo, ma le ragazze, ragazzi, l'ultima volta sono precipitate. Quindi dovremo davvero vedere a cosa stiamo andando incontro. E quindi eccoci qua. Quindi il nostro obiettivo attualmente è quello di trovare una via di uscita. Trovare una via d'uscita, una parola. Non ho detto niente. Cazzo. Non è di sicuro una roba semplicissima. Trovo un modo per entrare negli spogliatoi. Ah, quindi devo pure aprire qua. Questa è bloccata. Qua ovviamente non vedo un cavolo. L'unico strumento che abbiamo, ragazzi, è il flash per farci un pochettino di luce. E la cosa, direi, anche abbastanza inquietante. Pure ci stanno i fari, tipo che forse... Oddio, regà, sta cosa mi sta mettendo ansia, vi giuro. Il fatto di vedere solo col flash è veramente inquietante. Allora, ci stanno questi faretti che si accendono evidentemente quando rilevano un movimento. E quindi l'ultima volta abbiamo, non lo so, potuto dedurre più o meno che molto probabilmente questo Diumet, ragazzi, veramente mi sta venendo il dubbio, uno, o che non è da solo, che quindi fa tutto insieme a qualcuno, oppure sono diversi animatroni che hanno le sue sembianze, perché veramente, ragazzi, non è normale che sia dappertutto. Quello è un cadavere o un manichino? Quello è un cadavere o un manichino? Io sinceramente ho paura a scoprirlo. Sembrerebbe un manichino. È il condizionale, Cristo, che fa paura. Ah, ma la mano è vera, direi proprio che la mano è vera. E qui c'è una chiave. Suppongo che la chiave servirà, esatto, proprio per gli spogliatoi. Davvero meraviglioso. Ok, la chiave l'abbiamo trovata. Fortunatamente, ragazzi, la volta scorsa ci è andata, anzi mi è andata di sedere, perché il cacciavite, come qualcuno di voi mi ha specificato in commento, era ovviamente assolutamente fondamentale per la sopravvivenza di Kate. E infatti io per puro errore gliel'avevo lasciato a lei, perché all'inizio volevo che lo tenesse Jamie. Quindi per puro errore gliel'ho dato e questo fortunatamente le ha salvato la vita. Quindi non perdiamo tempo, usiamo la chiave e vediamo cosa ci sarà di interessante in questi spogliatoi. Immagino niente di piacevole. Che c'è? Oddio, ragazzi, allora queste cose veramente, ripeto, allora il fatto pure che sto flash faccia questa inquietante luce rossa non mi aiuta proprio per niente. Ovviamente è pensato apposta. Qui c'è del sangue. Vogliamo davvero aprire? Cos'era quel rumore? Oddio, che è successo qui? Niente di interessante, direi. Qualcosa di davvero spaventoso. Anzi, qualcuno qui è morto malissimo, ragazzi. Fantastico. Allora, io non ce la posso fare. Vabbè. Che cos'è? Pure gli altri rumori. Va bene, va bene, va bene. Va benissimo, guarda, va tutto benissimo. Ovviamente, ragazzi, i manichini penso sia una delle cose più spaventose che possano mettere in questi maledettissimi giochi horror. Molta gente ha paura dei manichini. Che cos'è? Ah, si muove pure. Io non mi avvicinerei, guarda, se fossi in te. Non so cosa c'è da prendere. Un anello, segreto trovato. Fede nuziale con incisione appartenuta a Harrison o Lewis Lee. Harrison e Lewis erano ospiti dell'hotel. Lo hanno visitato alcune settimane prima della troupe televisiva. Quindi erano altre persone che ovviamente sono state ospiti
qui. Pensavo lo potessimo tenere tipo come prova o qualcosa del genere. Invece. Ah, porco! Dici. Maledizione che era. Maledizione. Maledizione a tutto, non ce la posso fare, ga. No, 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 no. Allora, nei posti. Io non posso. Ma che Qualcuno ha diavolo! provato a scappare. Qualcuno era ovviamente, ragazzi, intrappolato qui, evidentemente ferito, poraccio, ha cercato di scappare da qui. Non so se ci è riuscito, ma. Che bastardi, ragazzi, continuano a farlo apposta. A mettere tutti questi stramaledettissimi. Che pezzi di merda, veramente. Col cuore ve lo dico. Oh, porco dinci! Ce la posso fare? Dai, ce la posso fare, eh? Senza ogni volta farmi prendere da un maledetto infarto. Perché il mio cuore penso che molto presto potrebbe avere da ridire a riguardo. Ok, allora due miseri oboli, va bene. Direi che possiamo uscire. Siamo venuti qua, ci siamo fatti prendere da, fatti prendere da un infarto per due oboli. D'accordo. Continuiamo. Continuiamo, andiamo avanti, continuiamo a sentire tutti questi stramaledettissimi rumori. La retina? Gliela picchiamo in testa a Dumet? Potrebbe essere una soluzione, magari rimane un po' sorpreso. E dai. Ovviamente la porta è chiusa. Oh. Ho fatto in tempo a riprenderlo. Vabbè, evidentemente la via d'uscita con Mark l'abbiamo trovata. Il carissimo Charlie, eccolo. Finalmente pure lui è all'esterno. Però non so quanto questa rega sia un punto a nostro favore, questo, perché è Mark. Mark. Sì, è proprio lui. Direi di andarlo ad aiutare. Trova Mark, infatti, abbiamo sentito i suoi lamenti. Charlie era miracolosamente, ragazzi, sopravvissuto alla fornace. Di nuovo, ancora, io mi stupisco di ciò. Altri due miseri oboli. Ripeto, non so quanto questo sia un punto a nostro favore, perché in ogni caso Mark. riuscire ad uscire Ehi, da qua, scusate il gioco Mark. di parole, sembra alquanto comunque improbabile, impossibile. Sarà utile. Sarà utile cosa? Che me ne devo fare io di sto coso? Adesso è ovviamente chiuso. È bloccata. Mark sarà qua nelle vicinanze. Comunque, se l'abbiamo sentito urlare. E cosa ho io a disposizione? Tra l'altro, non ho nulla, ragazzi, di oggetti, eh. Proviamo un attimo a tornare indietro. Vediamo se mi sono persa qualcosina qua intorno. Forse posso salire da qua, magari Ce per la faccio. caso. Ah, ce la faccio. Ah, ok. A differenza di tanti altri personaggi, ragazzi, dei giochi che sembra non possano scavalcare neanche un muretto. Quindi, meno male che ho fatto il giro. E adesso chiaramente possiamo sbloccare il cancelletto da qua. Tac. E possiamo servirci di questo coso, anche se, ripeto, di preciso non so a cosa serva, ma dettagli ci servirà a qualcosa. Dovremmo poter scavalcare. Ah, qua ragazzi, qua non c'è filo spinato qua sopra, attenzione. Ok, può essere una buona solution. Ovviamente, forza Charlie, facci vedere le tue doti da arrampicatore. Opla, c'è qualcuno là? Ti sei perso, figlio mio? Dove stai? Oddio, davvero tutta questa situazione è orrenda, lasciatemelo dire in completa sincerità, ma è davvero orrendo tutto ciò. Che guardi Charlie, che continua a guardare in alto, non guardare in alto, guarda avanti, guarda dove metti i piedini. Non sia mai carico e spacchi il muso, sei sopravvissuto al fuoco di una fornace, magari ti spacchi Mark! la testa. Ehi là! Ma siamo vicini alla costa. Fermi.
Possiamo scendere, ragazzi? Possiamo scendere da qua o ci spacchiamo la testa? Non possiamo scendere. Ovviamente l'illusione di aver trovato finalmente, ragazzi, una via, una possibile via di fuga. Anche se comunque... Oddio. Che animale era? Era un carissimo gattino? Non mi auguro di sì, che fosse un gatto, perché non ho guardato in alto. Non ho guardato in tempo. Vabbè, comunque in mezzo a sta selva... Cosa c'è qua? Un ovolo. Che vale... Forse vale 10. No, vale semplicemente 5. Cosa c'è che mi guarda tra i cespugli? Mi volete dire che ci sono pure animali feroci qua, qui, davvero? Questo mi sta piacendo. Ma seriamente? Mi volete mettere adesso anche questo ulteriore pericolo imminente? Qua è bloccato. Oddio, raga. Cioè, no, dai, pure le bestie, no, per favore. Che già è un incubo con quello. Oddio, di qua non si può andare. Non si può andare manco da là, però. Scusate, è tutto bloccato. C'ho le traveggole, forse. Vabbè, me posso arrampicare, però. Me posso arrampicare. Qua c'è... Non c'è più spinale. Merda. E qua pareva. Dei cani. Vabbè, mi auguro che il cane non sia capace di scavalcare questo muretto. Muretto, questo muro. Sì, fatti un giro. Non fa lo sbruffone, Charlie, evitiamo di fare gli sbruffoni, perché in questi giochi veramente non si può mai dire mai. Charlie è stato inseguito da un cane. Che culo. Va bene, continuiamo a procedere. Anche se non vedo perché Mark dovrebbe essere qua vicino. Sinceramente, ci sono tre strade. Allora, di qua ci si poteva arrampicare anche dall'altra parte. E qua stiamo uscendo di qua. Allora, se io salgo qua sopra, però c'è qualcosa. Sì, qua sto salendo per vedere che cosa di preciso. Aspettate, vado a vedere un po'. Siamo venuti a controllare qua sopra. Quindi da qui possiamo scendere. E possiamo scendere. E possiamo scendere. Charlie intanto continua a guardare su. Ma qua siamo riscesi esattamente da sta zona di sotto. Quindi io direi di provare a continuare da qui. Ma io dubito fortemente. Proviamo. Che questo ascensore funzioni. Figurati. Figurati. Sarebbe sembrato troppo bello per essere vero. Boh, quindi ci sarà qualcosa da fare qua intorno, ragazzi. Mi chiedo cosa, visto che allora siamo scesi da qua sopra e non c'era niente di che. Però pure di qua non c'è niente di che. Riusciamo comunque dove c'è l'ascensore. Ma qua possiamo scendere per caso? Sì, possiamo scendere. Vediamo se qua sotto almeno c'è qualcosa, ragazzi. Magari... Allora, intanto qua c'è un obolo. E va bene così, ce lo prendiamo. Un obolo che vale 10. Perfetto. E proseguendo di qua, forse non avremo bisogno dell'ascensore, anche perché io non ho visto cavi e cose simili. Il punto è, come scendiamo? E siamo arrivati fin qui per fare cosa? Possiamo arrampicarci forse? No, ma non ha questa capacità. Perché farmi arrivare qua se non posso fare nulla? Cioè, forse per rendere lo scenario un pochettino più esplorabile. Il punto è che qua sotto non c'è niente di utile. Non c'è niente di interessante. Come l'attivo sto benedetto ascensore? Io proverei a riarrampicarmi qua, ragazzi, perché forse posso andare di qua dove non sono andata un attimo fa. E magari qui ci sarà qualcosa di utile. Infatti possiamo accedere da qui. Esattamente. E calarci da qui. Il nostro rischio e pericolo potrebbe essere forse un po' pericolosa la cosa. Temo di sì. Temo di sì. Qua. Io mi sposterei se fossi in te. Vabbè, è caduto. Si è fatto niente. Bene. Oh! Che cazzo è, Mark? Che fai? Mark, ma che diavolo? Charlie? Ho fatto prendere vivo, un infarto. Con una costola rotta. Charlie, io pensavo che fossi morto. Per poco. Pensavamo tutti. Scusami, pensavo...
È bello sapere che stai bene. Poi quando, raga, in certe situazioni si vede una faccia conosciuta. Io stavo per bruciare vivo. Lo so. L'abbiamo visto. Abbiamo visto. Avete visto? Su uno schermo ci sono telecamere ovunque. E le altre? Mark, loro stanno bene? Erin è morta. Cosa? Sì, Dumet. Oh, Cristo santo. Ma dove vi ho portati? Il suo corpo era squartato, mutilato. Erin. Gesù. Ci eravamo separati nella fuga. Dumet ha piazzato delle trappole un po' ovunque. Siamo caduti nella sua rete. Dovunque. Dobbiamo andarcene. Tornare al traghetto. Dumet l'ha bloccato. Siamo d'accordo di andare al faro per mandare una richiesta d'aiuto. Non ci sono buone notizie. In realtà l'avevo dato per perso. Ah, il suo accendino. Vabbè, almeno adesso siamo in due. Non so quanto questo sia positivo, ma almeno non siamo più da soli. Quindi possiamo passare da qui. Esatto. Aspetta un attimo, Charlie. Fai passare prima il caro Mark, che si è avviato prima di noi. E sì, magari passando da qua possiamo andare anche noi dall'altra parte. Quindi, Gesù, che cosa abbiamo qua? Allora, siamo d'accordo di andare al faro. Ho capito, però una parola? Arrivare fin lì. Allora, quel coso sicuramente ci servirà per qualche motivo, ragazzi. Sì, Charlie, sulle scale, grazie. Ovviamente chiusa, non mi aspettavo niente di diverso. La finestra si potrebbe finire di rompere, magari. Dobbiamo riuscire a salire. Ok. Quindi bisogna salire. E va bene, questo è chiaro. Il punto è come. Ok, qui c'è una scala. Quindi più semplice di così si muore. Madonna santa. Che ansia di tutto, ragazzi. Che ansia di tutto, veramente. Sì, ma sto coso, pure che io lo spingo. Oh, attento. Potevi avvisare Mark. Magari ci rimaneva sotto. Opla. Ah, questo probabilmente ci servirà per salire. Dove? Ok, entrare da quella finestra, ragazzi. Questo è poco ma sicuro. Sì, però, Charlie, ma perché fai tanti problemi? Scusa. Ma regà, mi sembra normale? Non ci sono impedimenti qui sul terreno. Perché non lo spinge? Non sto capendo. E quindi dov'è il cavolo di problema? Forse possiamo salire sopra sta mezza casetta qua. Chissà per quale recondito motivo. Quindi mi chiedo, dobbiamo andare di qua o dobbiamo entrare in quell'altra finestra? Scusate, perché il dubbio a sto punto viene. Proviamo a salire, vediamo. Infatti possiamo entrare da qua. Ecco fatto, problema risolto. Quindi in quella finestra c'era sta ceppa? In quell'altra finestra? Che cos'è questa puzza? Oddio. Cos'è? Ho visto un cane prima. Sì, anch'io. Sono vestiti di un bambino. Me la sono fatta sotto. Mark ha detto a Charlie di aver visto un cane anche lui. Bene. Mi sa tanto che la tua paura lo ha spaventato. Non capisco cos'è sta roba, sta ammasso di vestiti informe. Qui è dove sono passate prima Kate e Jamie. Va bene. Comunque sì, ci sono telecamere veramente dappertutto, madonna santa. Allora, qua non c'è nulla. Questa stanza mi sembra tanto. Accendiamo l'accendino, che mi sembra tanto quei tavoli degli obitori. E io non oso immaginare. Allora, dentro questi sono congelatori? Non oso immaginare davvero. Dove hai la testa? Scoperti due cadaveri con le teste scambiate. Macabro ritrovamento in un magazzino abbandonato dalla periferia di Dalton, Georgia. Si ritiene che le vittime siano destinate ad aggiungersi alla lista di omicidi del cosiddetto killer creativo. Oltre a due corpi, l'agente Monday dell'FBI avrebbe rinvenuto numerosi pezzi di altri cadaveri appartenenti con ogni probabilità alle precedenti vittime. Monday ha descritto i macabri animatroni presenti sul luogo come opera di uno psicopatico, dichiarando che si tratta di un insulto all'umanità delle vittime. Sono in corso delle analisi del DNA volte a confermare l'appartenenza alle varie parti del corpo rinvenute. Davvero fantastico. Ehi, che c'è adesso? Che
facciamo? Ci stiamo nascondendo? Te sei matto? Questi non si aprono dall'interno. O forse sì. Ma che io sappia, se così non so se si aprono dall'interno, ragazzi. Non vorrei dire. E guarda caso questo sta qua. Ma tu guarda un po'. Io spegnerei l'accendino se fossi in te, Charlie. Se vuoi essere un minimo saggio. Ok, sta dando un'occhiatina alle telecamere. Ecco, ovviamente adesso si è accorto che è entrato qualcuno. Chiaro. Cazzo. Spegnere l'accendino, Charlie. Capisco, non capisco perché continua a tenerselo acceso. Silenzio. Stai calmo. Stai zitto, se magari stai zitto. Che cazzo fai? Siamo pazzi? Come fa ad aprire di uno spiraglio quel coso e lui non lo vede? Come fa a non vederlo? Come fa a non vederlo? Ma Charlie, sei un coglione, scusa tanto, ma fattelo dire, tesoro. Ma che veramente? Cioè, apre il coperchio delle... Lo sportello, sembra magari in questo caso, di sto benedetto coso, con l'accendino acceso e tutto. E lui non se n'è accorto. Va bene. Ok, non se n'è accorto. Bene così. Fuggi dall'essiccatoio. Bello il nome, davvero stupendo. Allora, io ho detto, ragazzi, questi non si aprono dall'interno, perché evidentemente mi è rimasto impresso un dettaglio di un articolo che avevo letto tanto tempo fa, che raccontava praticamente di come tanti bambini, esempio... Cosa? Che sta facendo? Conserva le sue vittime. Bello. Perché? Di come tanti bambini fossero rimasti chiusi nei frigoriferi, ricordo, magari per giocare, e di come ci fossero morti, che quindi dall'epoca avevano iniziato a fare in modo che anche i frigoriferi si potessero aprire dall'interno, mi sembra, una roba del genere. Cioè, una proprietà da gestire, i robot, le trappole. Come può fare tutto da solo? Fa tutto lui. Bella la domanda. È determinato, disturbato. Solo. Sì, ma la domanda non è tanto sbagliata, Charlie. Perché sto posto comunque è grande, ragazzi. E come può tenere d'occhio tutto quanto? Ok, una registrazione credo che sia. Assistere unità, massima allerta. Un individuo di sesso maschile è sospettato di essere il killer in borghese. Agente speciale dell'FBI, Hector Monday. Potenzialmente armato e pericoloso. Centrale, qui è l'agente Martinez. Ho trovato l'auto di Monday. Chiedo rinforzi. Agente Martinez, la tua posizione? Un magazzino di Park Avenue. Fulton River. Sembra abbandonato. Agente Martinez, rinforzi in arrivo. Mantieni la posizione. Ok. Merda. Mi ha visto. Agente Martinez, mantieni la posizione. Cazzo! Abbiamo un problema. Centrale, l'edificio in fiamme. Vigili del fuoco in arrivo. È ancora dentro. Mi ricevete? È ancora dentro. Siamo sicuri che fosse ancora dentro e che non abbia messo in piedi una messa in scena per sembrare di essere morto e poi continuare a girare indisturbato. Tutto può essere, tutto può essere. Comunque la domanda di Mark è super lecita, ragazzi. Questo qua tutto fa tutto da solo, mi sembra davvero strano pure a me. Che c'è? Dobbiamo passare da là sopra? E beh? Scherzi cosa? Come ci salgo io qua sopra adesso? La domanda sorge spontanea. Che facciamo?
Ce ne andiamo semplicemente. Dove va Mark? Lui va. E visto che lui va, io lo seguo. Beh, siamo ritornati qua. Che c'è? Ah, ecco cosa ci serve. Grazie per il suggerimento, caro. Magari mi potresti dare la manina a spingere, io non vorrei dire, però... Far fare tutto da solo a sto poveraccio... Ecco, non ci passa. Dove lo devo mettere? Ok, qua, è chiarissimo. Lungo questa parete. Ecco fatto. Andiamo, Mark, forza, seguimi a ruota. Coraggio, forza e coraggio. Dai, 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 dai. Tutto davvero poco incoraggiante, signori. Oddio. No, 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 no. Niente scherzetti del piffero, eh. Niente scherzetti del piffero. Questi cadaveri nei sacchi, per favore, non fate scherzi della ceppa. Perché veramente potrei rimanerci secca. Non vorrei dire... Ma dov'è Mark? Porco zio, perché mi fa andare avanti da solo come uno stronzo? Dico io. Ok, ecco. Spingiamo. Opla. Proprio antisgamo, eh. Antisgamo, non si sente assolutamente niente. Il nostro Speriamo ospite non ha sentito assolutamente niente. Ci hanno riportato direttamente qua giù. Va bene, va bene. Scendiamo. Sì, ma dove stiamo andando, tra l'altro? Cioè, perché passare da qui? Stiamo andando verso il faro, ok. Ma perché dobbiamo passare da qua? Così a caso, va bene, andiamo. Ok, adesso tocca l'equilibrio, eh. Fate attenzione, ragazzi, chissà pure se sta cosa è stabile. Ah, ecco. Mamma mia, che ansia. Ho fatto. Caro Mark è andato. E quindi adesso tocca a noi. Stiamo attenti, non fare cazzate che il cammino è un po' lunghetto. Forza Charlie, forza vecchio Charlie, ok. Là. Ce l'abbiamo e siamo sempre più vicini al faro. Chissà se riusciremo mai a raggiungere questo benedettissimo faro. E quindi in questo caso... Ok, torniamo dalle nostre care Kate e Jamie, che a quanto pare sì, sono cadute, ma non si sono fatte niente, per fortuna. Ci siamo. Quindi l'accordo comune è comunque di andare al faro. Perfetto. Allontanati da Dumet. Ma no, dai. E ho pensato pure di fargli un regalino. Comunque, ragazzi, allora, quest'oggi non è successo granché, però almeno siamo riusciti a far riunire Charlie con Mark. Quindi adesso comunque i quattro superstiti che abbiamo perlomeno sono insieme a coppie. Quindi questa è ovviamente una cosa super positiva. Io mi chiedo dove tutto questo alla fine della questione andrà a parare. Perché ovviamente in un modo o nell'altro dovremo scoprire... Sto benedetto Dumet fa tutto da solo? Non fa tutto da solo? C'ha dei complici? È un animatrone? Ci sono vari animatroni in giro? Comunque ci dovranno dare una risposta a tutte queste domande sicuramente e dobbiamo comunque continuare a stare attenti per cercare di non ammazzare a questo punto delle cose i nostri ultimi personaggi. Io spero di stare facendo le cose relativamente bene. Qualcuno di voi magari, ragazzi, mi saprà dire quanto manca più o meno alla fine, perché io non ho la minima idea davvero del punto in cui ci troviamo nel gioco. Quindi aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Lo vedo a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!